Buongiorno, oggi vi mostro la conversione delle coordinate con datum ed 50 in VGS84. Parliamo delle coordinate chilometriche. Un breve riassunto di questo post che ho pubblicato qualche giorno fa a proposito dei vari modi per esprimere le coordinate di un punto, coordinate univoche, quindi nel mondo c'è solo il vostro punto. Partiamo dalle coordinate Gauss-Boaga. Il secondo tutorial sarà quando avrete voi una coordinata così espressa. Vedete che nella longitudine c'è un 1 davanti. Queste sono coordinate Gauss-Boaga utilizzate sostanzialmente solo in Italia. Poi abbiamo le classiche coordinate angolari, gradi, minuti e secondi, usate nella navigazione sia mare che terra, e poi le coordinate chilometriche, dette anche UTM. Oggi ci focalizziamo su questo. UTM di 50, UTM VGS 84. Sono coordinate chilometriche, il primo dato esprime la longitudine a est rispetto al meridiano di Greenwich. Questa invece è la latitudine espressa in chilometri, in questo caso rispetto, ma dall'equatore. 514.381 vuol dire sostanzialmente che siamo il punto in questione, quindi la Torre di Sant'Elia a Cagliari, e rispetto a Greenwich a 514 km rispetto alla proiezione verticale. E a 4.836 metri, le ultime cifre sono i metri, rispetto a nord, rispetto all'equatore. Il sistema che utilizziamo si chiama CartaLab, è un programmino estremamente semplice. Vi basterà imputare le coordinate, ad esempio facciamo 8, 3, 8, 3, 6. E questa è la latitudine, ripeto, in coordinate chilometriche. Ecco la longitudine, potete anche inserire la virgola, e qua dovete sempre inserire il fuso 32, perché l'Italia è compresa nel fuso 32, la terra è divisa in vari fusi o spicchi, noi siamo nel fuso 32. A quel punto vi date stabilite da dove dovete partire. In questo caso stiamo partendo da una coordinata, scusate, dovete arrivare a eccolo qua, UGS84, state partendo da ED50, quindi il dato è in ED50 e lo volete in VGS84. Esegui. Come vedete il risultato è abbastanza simile. Trascurate le prime quattro cifre, concentriamoci sui metri, 836-651, e sulla latitudine che c'è una certa differenza, mentre sulla longitudine 381-291 metri, non sono tantissimi. Logicamente, questo cosa significa? È importante indicare il tipo di coordinata, ma quello l'operatore lo legge. Ad esempio, pensate a una manovra di soccorso, oppure a un amico a cui volete dare un appuntamento in montagna, o ancora a un sito archeologico che avete visto. Ricordatevi sempre che è fondamentale indicare il datum. Se non lo indicate, si parte dal presupposto che sia in VGS84. Per darvi un'idea, se voi esprimate una coordinata chilometrica con un ED50 e magari poi ci tornate con il GPS settato in VGS84, aspettatevi un errore di 110-120 metri, che in alcune zone piane può non essere un disastro, dipende un po' da quello che state cercando, ma in supramonte può essere, diciamo così, un errore abbastanza grave, diciamo così. Nel prossimo tutorial parleremo delle coordinate Gauss-Boaga, coordinate tipicamente italiane. Vi farò vedere sempre con CartaLab come si può modificare, quindi trasformare un Gauss-Boaga in UTM o in coordinate chilometriche. Grazie per l'attenzione.